Amici di Corse di Moto TV, qui da Misano ovviamente inizia la stagione e ovviamente inizia anche il Virus Power National Trophy 600, quindi con Daniele Cesaretti, presidente del Motoclub Spoleto e promoter del National, andiamo a scoprire un po' di novità sulla stagione. Intanto ciao Daniele, National 600 parte da Misano, stagione che si diversifica con la 1000 con diverse tappe, ecco, cosa ci aspetta in questo 2024? Ma siccome hai detto prima di campionato eravamo abituati ad avere sia la 600 che la 1000 in contemporanea, quest'anno abbiamo sdoppiato quasi in toto il calendario, abbiamo alternato al CIV, nelle 6 gare del CIV 3 appuntamenti saranno dedicati alla 600 Supersport, 3 appuntamenti saranno dedicati alla 1000 Superbike. Avremo l'apertura in grande stile quest'anno nel 2024 qua al Misano World Circuit in occasione del film EuroGP World Championship, il mondiale junior, per intenderci il vecchio CEV, quindi saremo all'esordio in una manifestazione internazionale, una griglia della 1000 che si sta facendo sempre più folta. Dai, ero un pochettino più pessimista, ma credo che, non dico sold out alla prima gara, ma ci stiamo avvicinando, quindi è un grandissimo segnale, mi dà molto entusiasmo questo qua, perciò significa che comunque, anche se ci siamo staccati in toto quello lì che era la nostra zona comfort, no? Diciamo il CIV, ciò significa che il prodotto National ancora è vivo, valido e ambito dai piloti. Sì, è stato diversificato il calendario, come diceva Daniele, ovviamente si correrà un po' al CIV, un po' al MES, un po' in Coppa Italia. Novità dell'ultimissima ora qui nel paddock del Marco Simoncelli, lo vedete alle mie spalle, Panta is wonderful, è il loro slogan simpaticissimo, è un brand che in realtà praticamente agisce, vive dentro il motorsport e che titolerà tutte le pole position del Virus Power National Trophy sia 600 che 1000. Una bella novità, dai, avere un partner che ha dentro alle corse. Beh sì, diciamo Panta, a prescindere che Panta è un partner storico del National, del club spoletino, credo che sono più di 10 anni che oramai dura questa partnership, è credo un leader mondiale nella produzione di benzina racing, è presente in quasi tutti i campionati mondiali, non so adesso, non vorrei dire bugie, in Formula 1 non credo, ma in moltissimi campionati del mondo, rally, kart, quindi diciamo un ottimo prodotto, con noi ha avuto sempre un grandissimo feeling e quest'anno sarà il title sponsor della pole position, quindi siamo molto contenti di aver chiuso proprio last minute questo contratto con il responsabile Italia e dai, sempre, siamo sempre sul pezzo. E aggiungo io che chiunque, il pilota che siglerà la pole position nella 600, nella 1000 dei vari round, in realtà non si fregia solo del titolo di poleman, si porterà a casa anche, e sappiamo che è un dono che fa molto piacere, 50 litri di benzina, voglio dire, diciamo 50-60, insomma, un bel bidone di benzina che ai piloti, tu mi insegni, fa molto comodo. Beh dai, quantomeno ripagano la benzina della trasferta, rimanendo in tema carburante. Sì, dai, cerchiamo sempre di ottimizzare qualcosina per i piloti, siglando qualche partnership con qualche azienda che fa delle scontistiche particolari dedicate proprio a loro, e non a caso Panta anche nella passata stagione ha fatto un prezzo riservato a tutti gli iscritti al National. E comunque dai, un bel premio, un bel brand che comunque è internazionale come best, come pole position, scusami. In realtà la breaking news di Panta, title sponsor pole position, non è l'unica breaking news che è arrivata qui nel paddock Misano, perché Daniele, è stata ufficializzata la nascita di un nuovo trofeo, di una nuova categoria, di una nuova serie, la sport bike. Allora illustraci esattamente in cosa fonda le sue radici e dove vuole arrivare questa sport bike. Ma io, ma poi non posso dire sempre che sto un passo avanti, no? Però come è accaduto nella classe Big Super Sport, venne chiamata all'epoca, correva l'anno credo, era
pandemia, forse giù di lì. Eravamo in pandemia perché ricordo Ciprietti con la mascherina così. Era un 2021, direi. 2021, sì, si pensava che l'anno successivo quella categoria andasse al mondiale, così è stato. Noi siamo stati insieme al BSB in quell'anno pionieri di quella categoria, messi insieme quelle poche notizie che avevo trovato in giro su questa nuova classe che vedeva le Ducati V2, le Panigaline, insieme a Triumph, insieme a tre cilindri fino a 800, come tutti ben sanno che ora qua è la New Generation che ha adottato il CIV. Noi l'abbiamo fatta quell'anno come prototipo, diciamo, e poi l'abbiamo comunque sia la proseguita il CIV, questa categoria. Quest'anno noi andremo a fare la Sport Bike. La Sport Bike perché è una classe che già da quest'anno sarà all'AMA Superbike, quindi in America, e al BSB, e non potevamo essere di meno noi qua in Italia, quindi Italia è un cuore che pulsa dei motori, no? E diciamo, dobbiamo essere al passo con i tempi e abbiamo detto perché no, proviamoci. Abbiamo avuto questa opportunità che la federazione ci ha dato di poter testare questa nuova categoria su uno slot di 3-4 gare inizialmente si era pensato. Siamo riusciti a chiudere un calendario proprio qua a Misano in questa ultima giornata, quindi vedremo al via questo campionato che è riservato alle bicilindriche che partono. Noi qua in Italia abbiamo fatto un'eccezione, inseriremo anche le 4 cilindri Kawasaki visto che c'è un trofeo, altrimenti ci saranno le R7 del trofeo Yamaha, ci sarà la Aprilia RS660, ci sarà la Suzuki V8, ci saranno le Orless V, insomma abbiamo tutte le moto bicilindriche che faranno parte alla prossima, diciamo, classe mondiale che andrà a sostituire la 300 Super Sport. Ora il nostro regolamento, logicamente non volevamo, visto che l'abbiamo lanciato in questi giorni, abbiamo pensato di fare due categorie, una categoria chiamata Evo che sta per evoluzione, quindi diamo possibilità a tutti quei team, alcuni sono già andati in Inghilterra a provare di testare all'evoluzione di queste moto, noi diamo la possibilità di farlo qua in Italia. Il calendario partirà da Vallelunga il 28 di aprile in concomitanza con la Coppa Italia, proprio 15 giorni prima del match, quindi della Coppa del CIV, scusate, dove ci sarà sia l'Aprilia che Yamaha, quindi diamo opportunità anche ai due trofei di venire a sgranchirsi un attimino in quel di Vallelunga, e poi proseguiremo con una doppia gara a Modena inserita nel contesto del CIV Junior, un'altra a Varano sempre nel CIV Junior, questo qua per facilitare e comunque parificare il correttino ancora di più le prestazioni, visto che la cavalleria è molto diversa e non andremo a mettere limitazioni, quindi ci sarà una categoria riservata ai regolamenti da trofeo standard, quindi è una categoria Evo, quindi abbiamo preferito andare su piste più corte per poter comunque colmare il gap che c'era di cavalleria. Saremo presenti all'ultima tappa il 28 di aprile a Vallelunga, 15 giorni prima proprio del campionato italiano velocità, dove saranno presenti sia il trofeo Yamaha R7 che l'Aprilia RS660, così in maniera tale di dar possibilità che a questi due trofei che potranno partecipare a ai loro trofei 15 giorni dopo di venire ad allenarsi. Poi abbiamo scelto due piste corte, la pista di Varano e la pista di Modena, dove faremo un doppio round all'interno del CIV Junior, questo qui per andare a colmare il gap che c'è di differenza di cavalleria tra una Aprilia, quella là un pochettino più performante come cavalleria in confronto a una Yamaha R7 o al Kawasaki, e per la chiusura abbia scelto di chiudere la stagione 2024 in grande stile a Cervisina, inaugurando la nuova pista dei 5 km e 200 metri all'atto finale anche del Moto Estate con il nostro amico Filippo Del Monte. Saremo su con la 600 Super Sport, la 1000 Superbike e la Sport Bike National Trophy. Segnatevi quindi l'appuntamento di Cervesina, la Sport Bike, come avete capito sono 5 gare spalmate in 4 weekend, un vulcano di idee. Daniele Cesaretti, ovviamente presidente del Motoclass Spoleto, in realtà ne parleremo e parleremo ancora di tutte le news che arriveranno su quello che concerne il Motoclass Spoleto, su quello che sarà la salita, lo faremo più avanti. Intanto ti auguro un grande Virus Power National Trophy 600.000 in questo 2024, adesso sai che famo? Facciamo che andiamo a conoscere il
primo vincitore dell'anno del Virus Power National Trophy 600. Ciao. Ciao. Virus Power National Trophy 600, pronti al via con Marco Marcheluzzo alla pole position. Si spengono i semafori, parte bene tutta la prima fila del National 600 con Lidotti del team J. Angel che prende la testa davanti a Marcheluzzo, Cottini, Coletti, sfila tutto il gruppone alla variante del parco senza particolari problemi. Vedete Marcheluzzo che ha preso adesso il comando delle operazioni, alle sue spalle Doti e imbarcata, sbacchettata di Michael Coletti che riesce a salvare una situazione che stava diventando veramente insidiosa. Alle spalle di Marcheluzzo, Doti, Cottini e Coletti che dopo la sbacchettata si è ripreso e sta portando l'attacco alla terza e alla seconda posizione. Qui li vediamo impegnati al tramonto con Coletti che ora deve difendersi dagli attacchi di Andrea Campaci. Sfilano verso il curvone, poi Marco Marcheluzzo impegnato alla variante del parco con Lidotti e Michael Coletti che ha sorpassato Gabriele Cottini. Siamo alle ultime battute di gara con Marco Marcheluzzo, Black Flag Motorsport, che va a vincere davanti a Lidotti e a Michael Coletti che ci ha provato fino all'ultimo. Vittoria quindi per Marcheluzzo che rileva il testimone di Roberto Farinelli, facendo felice tutto il team Black Flag Motorsport. Prima gara del Virus Power National Trophy 600, abbiamo un vincitore, Marco Marcheluzzo. Allora Marco, hai raccolto l'eredità di Roberto Farinelli. Sì, ciao a tutti, sì, oggi sono veramente molto felice, prima gara dell'anno e l'abbiamo vinta, quindi cosa poteva andare meglio? Direi nulla, però comunque è stata una gara dove hai dovuto guardarti le spalle perché c'erano Lidotti, c'era Coletti in rimonta, quindi non hai vinto come si suol dire, no, tranquillamente, ma hai dovuto fare i tuoi calcoli, ti giravi, amministravi. Assolutamente, diciamo che primo weekend anche con le nuove coperture Pirelli abbiamo dovuto un po' fare una messa a punto diversa da quella che da diversi anni eravamo abituati a fare. Il team è stato come sempre eccezionale nel preparare la moto, però comunque non, la gara non è stata facile, ho dovuto spingere, ho amministrato i primi giri per poi spingere, ma come hai detto gli avversari ce li avevo lì a pochi decimi, quindi dobbiamo prepararci bene per le prossime puntate. Ce lo siamo detti fuori onda, non c'è più Farinelli qui al National, è passato al CIV. Di sicuro il tuo valore di pilota non è discussione, però sentissi sulle spalle il peso del Black Flag qui al National, ecco, ti ha fatto arrivare alla vigilia di questa gara tranquillo o un po' di pressione psicologica c'era? No dai, il team è stato bravo, non mi ha messo pressione, ovviamente si leggeva negli occhi che l'aspettativa era quella della vittoria, però non me l'hanno mai detto effettivamente, io ho cercato di fare del mio meglio e per fortuna è arrivata. Quanto è bello Marco tornare alla vittoria? È bello, mi mancava dal 2021 in teoria, o 20, non mi ricordo, quando però era misto, quindi con quei big super sport, quindi era sì una vittoria di categoria ma non vittoria totale. E una bella sensazione. Come si festeggia a casa Marcheluzzo questa sera? Si beve. Si beve tanto, bravo Marco, ci vediamo a Vallelunga. Grazie. Ciao a tutti. Con il team J. Angel quest'anno dalla Svizzera, Celidotti, ciao lì. Ciao a tutti, ciao. Una gran bella gara, hai preso la testa, quindi comunque hai assaggiato anche quella sensazione di comandare il gruppone del Virus Power National Trophy. Una seconda posizione, punti pesanti. Come hai visto questo primo weekend qui al National? Molto bene, siamo partiti molto bene già dal giovedì, abbiamo lavorato tutto il weekend, tutte le free practice, anche nelle qualifiche, forse lì ho sofferto un po', ma sapevo che nella gara avevamo il passo di combattere per il podio e seconda posizione per la prima gara, va molto bene così. Senti, voi piloti tanto quando tagliate il traguardo sapete già, no, dove dovete lavorare, dove dovete intervenire, ecco, se manca qualcosa, cosa manca per andare a impensierire un Marcheluzzo che ovviamente è partito per questa stagione come il favorito? A me forse manca qualcosina in uscita di curva, se no in percorrenza in entrata siamo molto forti, ma forse mi devo anche abituare io alla nuova moto col nuovo team, dobbiamo lavorare un po', ma siamo partiti benissimo. Bravo lì. Grazie a te, grazie a tutti, ciao ciao. Allora è vero che ha vinto Marcheluzzo, è vero che sul secondo grido del podio è salito Lidotti, ma insomma lo spettacolo ce l'ha regalato Michael Coletti, intanto ciao. Ciao a tutti. Michael Coletti, intanto giro più veloce all'ultimo giro, quindi va un 40 lì così piazzato lì, perché quel giro più veloce era la tua voglia di provare a beffare all'ultimo il buon lì?
Esatto, ho provato, dopo purtroppo l'errore, la prima curva, ho provato a recuperare, sono arrivato su fino alla fine, cioè volevo provare, però ero ancora un po' lontano e non ho osato per rischiare di buttare via sia la gara io che lui. Quindi mi sono accontentato del terzo posto, sono contento perché abbiamo lavorato bene subito da giovedì. Ogni giorno che facevamo un turno la moto migliorava e niente, ora partiamo con questa base qua per la prossima di Vallelunga. Ringrazio tutti gli sponsor, le persone, la famiglia, è stata una bella gara. E lo vedete dalle immagini, forse, probabilmente, senza questa sbacchettata tremenda, il buon Michael sarebbe potuto arrivare lì sui primi no, qualche giro prima. Sì, poteva arrivare su un pochino prima e vedere giocarci alla fine, però alla fine Marco Lutte è andato forte, Dotti andava forte anche lui, quindi se la poteva giocare, poteva dare un po' più di spettacolo alla gara, che ho visto che sono tutti lamentati che è stata una gara un po' noiosetta. No, no, che noiosetta, noi siamo diventati un sacco sbacchettatone. Cosa si pensa in quei momenti lì, no? Sei lì che lavori, vedi gli altri che vanno, si pensa più porca boia, mi van via gli avversari oppure vediamo di stare in piedi? Ma lì ho preferito, ho detto speriamo di rimanere in piedi, poi quando ho visto che siamo riusciti a tenere, sono rimasto in piedi, ho detto concentriamoci subito, ripartiamo, andiamo a recuperare, testa in cassetta e vediamo di riuscire a fare il miglior risultato. Allora bravo Michael, ci vediamo alla gara di Vallelunga. Ciao a tutti, grazie.